stiamo nella notte chiamata insensibilità, dovendo trovare il giorno conosciuto come salvezza. Incominciò così la danza di noi primordiali esseri, contornati di ferro e cemento vivente. Ciò che ricordo è morbidamente offuscato dai miei taglianti pregiudizi, ma il fatto certo è rilevante e abbagliante come una luna d'agosto. Nulla sfuggì ai nostri sensi. Invertimmo l'udito col tatto, il gusto con la vista e l'olfatto col terzo occhio, quello del poeta. Vi invito tutti a provare questa città che è in contatto diretto con l'immateriale. Il motivo principale che ci spinse in questa ricerca era l'insoddisfazione principale di qualsiasi essere vivente. Non pretendevamo, ma ci limitava a contentarci. Volevamo! Puntavamo al nero e a poco centinaia di esseri sublimi vennero a stringerci la mano, a danzare con noi. Intorno al fuoco vedemmo gli dèi lasciarsi al decadimento. Luci oscure in un'aurora terrestre. Fu l'inizio.